Buongiorno a tutti e benvenuti nel notiziario di Luminanzia TV. Vediamo insieme quali sono state le principali novità della settimana per il settore agroalimentare. Sulla base dei dati forniti dai suoi membri, FEFAC stima la produzione di mangimi nell'Unione Europea nel 2022 in calo del 3,8% rispetto all'anno precedente, con una perdita di oltre 5 milioni di tonnellate. Il settore dei mangimi per i suini e avicoli è stato particolarmente colpito a causa dell'influenza aviaria e della peste suina africana, che hanno portato alla riduzione del numero di animali da reddito in molti stati membri dell'UE. L'invasione dall'Ucraina e la crisi energetica hanno avuto un impatto significativo sulla domanda di prodotti di origine animale, portando a una riduzione della produzione e quindi della domanda di mangimi. Solo pochi stati membri sono riusciti a stabilizzare o aumentare la loro produzione di mangime. Nel 2023 gli esperti del mercato della FEFAC prevedono un'ulteriore diminuzione della produzione di mangimi del 1,5% a causa dell'influenza aviaria, dell'incertezza economica e delle politiche green relative al benessere degli animali. La circolare AGEA del 28 aprile 2023 definisce la disciplina relativa all'ecosistema 1, valida dal 1 gennaio 2023, e fornisce le condizioni di ammissibilità per il pagamento relativo al benessere animale e alla riduzione dell'antimicrobico resistenza. L'intervento si articola infatti in due livelli, uno relativo alla riduzione dell'antimicrobico resistenza e l'altro all'adesione al sistema SQNBA. Nel livello 1 l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento Classifarm. Con questa valutazione le aziende zootecniche vengono suddivise infatti in classi in relazione al consumo dei farmaci risultante dal registro e dalle ricette elettroniche nell'anno solare. Il pagamento spetta a chi rientra nelle soglie stabilite e calcolate rispetto alla mediana regionale della dose definita giornaliera. Riguardo il livello 2, sono ammissibili al premio gli allevamenti che aderiscono al sistema di qualità nazionale per il benessere animale SQNBA con pascolamento. Per la campagna 2023 la richiesta di registrazione a Classifarm deve essere eseguita obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2023, mentre l'adesione al sistema SQNBA può essere alternativa all'adesione a livello 1. Per ulteriori informazioni, cliccare nel link in descrizione. L'Agenzia Europea dell'Ambiente ha pubblicato un report che indica come l'uso dei pesticidi comporti ancora rischi significativi per la salute umana e l'ambiente, nonostante alcuni progressi compiuti da alcuni Stati membri dell'Unione Europea per ridurre l'utilizzo. L'esposizione ai pesticidi chimici è collegata a malattie croniche come il cancro, le malattie cardiache, respiratorie e neurologiche. L'uso diffuso di pesticidi contamina acqua, suolo e aria, causa la perdita di biodiversità e porta alla resistenza ai parassiti. Le vendite di pesticidi negli Stati membri dell'Unione Europea, 27, sono rimaste relativamente stabili dal 2011 al 2020, attestandosi a circa 350.000 tonnellate all'anno. Nel 2020 la strategia Farm to Fork della Commissione europea ha introdotto tre obiettivi di riduzione dei pesticidi: una riduzione del 50% dell'uso e del rischio dei pesticidi chimici, una riduzione del 50% dell'uso di pesticidi più pericolosi e che almeno il 25% dei terreni agricoli dell'UE sia coltivato biologicamente. La strategia è una parte fondamentale del Green Deal e mira a rendere i sistemi alimentari europei più equi, sani e sostenibili. La rivista scientifica Animal Frontiers ha dedicato un numero speciale al dibattito storico e controverso sul valore della carne, prendendo in considerazione le più recenti evidenze scientifiche disponibili. Il volume raccoglie le principali considerazioni relative al consumo di carne, tra cui il suo impatto sulla nutrizione e la salute umana, la sostenibilità ambientale, l'accessibilità economica e la giustificazione etica. Un gruppo di scienziati internazionali ha interpretato le prove scientifiche per renderle accessibili alle comunità di responsabili politici, professionisti del settore, giornalisti, consumatori comuni e colleghi scienziati. Per ulteriori informazioni sui singoli articoli, vedere il link in descrizione.
Sulle prospettive per il mercato dell'erba medica essiccata e disidratata nel 2023, sia per quanto riguarda l'export che le quotazioni, si esprimono diversi attori. Secondo il direttore di AIF Filiera Italiana Foraggi, le condizioni climatiche e gli scenari geoeconomici internazionali rappresenteranno variabili importanti. Il presidente del gruppo Carli ritiene che la richiesta dal Medio Oriente sarà sostenuta, ma che le quotazioni non raggiungeranno i livelli record dello scorso anno a causa del calo dei prezzi delle materie prime come la soia, il mais e il grano. Al contrario, il responsabile commerciale del gruppo Dara Global Forage prevede un calo generalizzato delle quotazioni, poiché il prezzo dell'erba medica è influenzato da fattori come il clima e la produzione di commodities come il mais. In generale, gli intervistati concordano sul fatto che il mercato sia incerto e caratterizzato da una fase interlocutoria in cui è opportuno attendere e osservare. È stata pubblicata il 28 aprile 2023 una seconda circolare AGEA sul sostegno accoppiato al reddito nell'ambito dei pagamenti diretti previsti dal regolamento UE numero 2022-2021-2115 a partire dal 1 gennaio 2023. Il sostegno accoppiato al reddito si articola nei settori zootecnico e seminativo, colture permanenti. La circolare fornisce indicazioni in merito alle misure a superficie ed animali previste che riguardano i bovini da latte, le bufale, i bovini da carne, i bovini macellati e gli ovi caprini con condizioni di ammissibilità specifiche per ciascuna categoria. Il premio viene erogato in forma di pagamento annuale per tutti gli ettari o capi risultati ammissibili dall'esito delle istruttorie, secondo gli importi unitari medi pianificato nel piano strategico nazionale. Ribandiamo al testo della circolare per i dettagli disponibili al link in descrizione. Gli operatori delle filiere del latte e della carne di ruminanti attendono sempre con trepidazione l'uscita del rapporto ISPRA sulle emissioni di gas serra in Italia per poter avere dati con cui dialogare sull'accusa di essere il principale responsabile del surriscaldamento del pianeta. L'agricoltura italiana ha prodotto nel 2021 poco meno dell'8% del totale di gas serra, con la zootecnia che ne rappresenta il 6%. In particolare, le emissioni di gas serra e ammoniaca dei ruminanti domestici hanno un peso del 5%, con i bovini che rappresentano il 4,1%. Gli allevamenti di ruminanti sono inseriti all'interno di aziende agricole che operano un'importante sottrazione del carbonio dall'aria. Per raggiungere gli obiettivi della neutralità è necessario che lo Stato ponga fine alla cementificazione del suolo e agli incendi e che metta in atto una politica decisa di transizione alle rinnovabili e di riduzione all'indispensabile dell'uso dei trasporti su gomma e l'utilizzo delle auto per il trasporto privato. La Commissione europea ha adottato misure eccezionali e temporanee riguardanti l'importazione di 4 prodotti agricoli, quali frumento, mais, colza e semi di girasole dall'Ucraina, che saranno applicabili fino al 5 giugno 2023, per ridurre le strozzature logistiche in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. Durante questo periodo i prodotti agricoli ucraini possono essere immessi liberamente in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, ad eccezione dei 5 Stati membri sopracitati. Le misure sono parte di un pacchetto globale di sostegno presentato dalla Commissione, che prevede anche il sostegno finanziario per gli agricoltori dei 5 Stati membri e ulteriori misure per agevolare il transito dei cereali esportati dall'Ucraina verso gli altri Stati membri e paesi terzi. La Commissione è pronta a reintrodurre misure preventive dopo il 5 giugno 2023, se la situazione eccezionale persiste. Il Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Boschivi ha monitorato gli incendi in 45 paesi nel 2022 e ha registrato 16.941 incendi che hanno bruciato un'area di 1.624.381 ettari, che è circa la dimensione del Montenegro. Escludendo l'Ucraina, devastata dalla guerra, la Spagna è stata la più colpita dagli incendi, seguita da Romania, Portogallo, Bosnia e Erzegovina e Francia.
I siti protetti e Natura 2000 sono stati colpiti duramente. La superficie totale bruciata in queste aree ha raggiunto 365.308 ettari, l'estensione più ampia mappata negli ultimi 10 anni. La Spagna, la Romania e il Portogallo hanno rappresentato oltre il 75% della superficie totale bruciata nelle aree protette. Nel 2022 ci sono stati incendi in 26 dei 27 stati membri dell'Unione Europea, tutti tranne il Lussemburgo, dove sono bruciati un totale di 837.212 ettari, rappresentando un aumento dell'86% rispetto al 2021. Il portale EFIS mostra numeri preoccupanti sulla stagione degli incendi del 2023, che sono in una certa misura collegati alla siccità dell'Europa. E per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.